Un cuscino di fiori posto sulla facciata del Palazzo Municipale per ricordare le vittime del terremoto della Marsica che nel 1915 toccò e devastò Avezzano, la città di Sora, la Valle dell'Iri, il Cicolano Neriatino, ma anche decine di comuni abruzzesi provocando, secondo le stime del Servizio Sismico Nazionale, oltre 30.000 morti. Il terremoto classificato tra i principali sismi avvenuti in Italia per forza distruttiva e numero di vittime interessò gran parte del centro Italia causando danni e morti in diverse province. Ed in mattinata il sindaco di Sora Luca Di Stefano ha voluto ricordare i morti e la devastazione a 100 anni dalla tragedia e contestualmente ha voluto lanciare un accorato appello affinché si investa e si lavori per la sicurezza, l'unico modo questo per scongiurare altre tragedie. Commemoriamo questa tragedia del secolo scorso che ha devastato non solo la Marsica ma anche la Valle dell'Iri, quindi Sora e altri comuni limitrofi. Ha stravolto interamente una generazione del secolo scorso e ha cambiato anche il volto urbanistico di questa città. Ecco, noi come amministratori il monito che lanciamo è di essere attenti appunto per la prevenzione sismica delle nuove costruzioni e di essere attenti soprattutto per i bambini nelle scuole e in altri edifici scolastici che garantiscono l'incolumità di tutti quanti i nostri bambini. E siamo qui come ogni anno ribadisco a commemorare questa grande tragedia che per noi ecco, ricordiamo quelle foto sbiadite in bianco e nero che hanno colpito forse quasi tutte le famiglie di questa città.